L'attore Walter Nudo è da tempo lontano dalla TV e non sembra intenzionato a tornarci. In una lunga intervista ha spiegato il perché. Sono anni che Walter Nudo, vincitore della prima edizione dell'Isola dei Famosi e della terza del Grande Fratello VIP, non si vede in TV. Qualche tempo fa fu colpito da due ictus, ma in realtà la decisione di allontanarsi dal piccolo schermo era già stata maturata da molto tempo. Oggi l'ex attore si dedica a tutt'altro. Fa il mental coach sui social, attività con cui riscuote un grande successo. Si è confessato al settimanale Chi in una lunga intervista in cui ha lasciato intendere che tornerebbe a fare TV soltanto a una condizione, ovvero se potesse parlare dei temi che preferisce. Dico no alla TV che mi propongono perché non posso far decidere agli altri cosa è giusto fare nella mia vita. Niente più TV dunque. Le priorità per Nudo sono altre. Aiutare le persone con percorsi che li aiutino a riconquistare la felicità, che lui ha trovato lontano dalla televisione. Le sue parole rilasciate a chi parlano di un'esperienza che lo ha portato ad avere a che fare con ansia e depressione. Molti credono che garantisca una vita agiata sempre, ma non è così. In particolare, fu un episodio accaduto durante le riprese del suo programma Colpo di Fulmine, condotto qualche anno fa su Italia 1, che ebbe l'illuminazione sul cinismo che caratterizza il mondo della TV. Una ragazza ebbe un incidente durante le registrazioni e lui corse a soccorrerla. La produzione lo invitò a riprendere la scena e portare con sé il microfono per mandare poi tutto in onda. Allora lui capì che quello non era il suo mondo.